Correva l'anno 2010 e io ero un ragazzo di 19 anni che aveva appena dilapidato il suo conto corrente, erano circa 2 anni che lavoravo, per comprarsi la 1 Turbo prima serie. Erano gli anni dove le auto le trovavamo ancora a prezzi onesti, tanto onesti che la mia malattia mi portò anche ad acquistare un'altra auto. Tutto veniva ovviamente più semplice, lavoravo, vivevo con i miei genitori, contribuivo in minimo, ma tutto il resto andava in benzina. Perché in quegli anni lì comprai la mia prima e unica auto giapponese, un Subaru GT 218 del 99. Se non erro, in quegli anni lì c'era il 212 e il 218. A qualche chilometro da casa mia c'era un ragazzo che ne vendeva una a 4.000 euro, ricordo. Andai su, in carrozzeria, lavoravo in carrozzeria, e la portai a casa. Ricordo che aveva delle caratteristiche fantastiche. Il cambio era strapreciso. Telesticamente parlando, una spanna sopra le italiane che trovavamo in quegli anni lì. L'unica pecca, oltre al consumo che era pazzesco, era che il motore non spingeva per nulla. Il motore di quell'auto lì, ricordo, aveva 160.000 km, ma ne avevo rotti 560.000. Era veramente, veramente spompato. Perché vi sto dicendo questo? Beh, perché fra poco vi porterò dal mio carissimo amico, che ha anche un Subaru, un'auto molto particolare, ma a mio avviso l'apice della sportività giapponese. Una delle auto più ambite e più amate sin dai tempi quando giocavamo con Need for Speed piuttosto che tanti altri giochi. Non vi do altre grandi informazioni, la vedremo fra poco. Vi dico solo 3006 V6, quasi 600 cavalli, tantissima coppia e un sound, oserei dire, pazzesco. Andiamo. Buongiorno. Cosa abbiamo qua di bello oggi? Non sarò io a spiegarvelo, ma sarà mio grandissimo amico Michael. Sì, beh, come possiamo vedere abbiamo una disparità sia di cavalli sia di prestazioni, ma va bene così, perché comunque sono entrambe grandissime passioni. Io non sono molto ferrato nell'argomento giappo, come avete potuto intuire prima, quindi lascerei la parola a Michael. Beh, descrivici un po' quest'auto, questo spettacolo. Beh, innanzitutto ciao a tutti. Perché ho deciso di cadere sul giapponese? Perché sono sempre stato affascinato, è partito da tutto da piccolo con la Subaru e vederle correre con queste bellissime livree sgargianti, alzare fango da tutte le parti, fumo, e da lì è cresciuta la passione. È partita per la Subaru e poi crescendo si è portata un po' più sulla Mitsubishi. Da lì mi sono innamorato della cultura giapponese, delle auto giapponesi e di tutto quello che comporta le scelte ingegneristiche che hanno fatto, e qui abbiamo un esemplare. Quest'auto è pazzesca, è veramente pazzesca. Secondo me l'apice di chi sogna una macchina giapponese. Beh, vedo che c'è un alettone pazzesco, esuberante. Quindi esuberante. Allora, come esterni ci stiamo lavorando, come alla fine, come anche il motore, come tutte le cose ancora, diciamo, un work in progress. Si dice ci siano novità molto interessanti, tra l'altro. Speriamo, insomma, ci stiamo lavorando. A livello di estetica, diciamo che ho voluto mettere un po' di carbonio qui e là. Troppo una malattia per il carbonio, e quindi più ce n'è meglio è, passando dal diffusore dietro in carbonio, un alettone della PR full carbonio, le minigonne, gli specchietti, i badge sui parafanghi, con le prese d'aria sui parafanghi, il lip anteriore, la calandra, le prese d'aria sul cofano, e chi più ne ha più ne metta, insomma, diciamo tutto quello che si può cambiare, lo cambiamo. Il prossimo step sarà il tetto in carbonio, lo teniamo come chicca alla fine. Mi sembra di capire che è un'auto fatta quasi al 50% di carbonio. Io qua vedo dei cerchioni che sono fotonici. Ma montiamo degli OZ da 20. All'anteriore abbiamo dei Brembo 6 pompanti, posteriore da 380. Al posteriore abbiamo dei 4 pompanti, misura ora non me la ricordo, ma sono abbastanza grandi. Anche qui ci stiamo lavorando, ho già un kit con dischi da 4,20, con i distanziali e tutto, e poi magari in futuro, chi lo sa, un carboceramico, no? Assetto invece cosa monti? Assetto originale, che è un Blisten,
elettronico. Da dentro poi ti farò vedere, si possono tarare l'assetto, si può tarare in diverse modalità. Probabilmente vedremo se mettere un kit KV per abbassarla tenendo l'elettronica, o se fare un po' come ho fatto nella Evo, montare degli Hollings e andare con quelli. Ma vedremo pian piano. Arriviamo ad una delle cose più entusiasmanti che ci sono in queste auto, cioè lo scarico, il sound. Che cosa mi dici di questo scarico pazzesco? Beh, intanto lo sentiremo dopo. Non vedo l'ora. Qua abbiamo un bello scarichetto in titanio. Ovviamente, visto che siamo qua dietro, la cosa carina di quest'auto è che ha anche il cambio dietro. Genericamente abbiamo il cambio subito dopo il motore, centrale, sull'anteriore, centrale. Mentre qua ce l'abbiamo nel retrotreno. Abbiamo il motore davanti, un albero che porta la trasmissione al cambio dietro e dal cambio dietro un altro albero fino all'avantreno che dà la motricità alle ruote anteriori. Giapponesi folli, però nella loro follia hanno un'ingegneria che è pazzesca. Sì. Un'affidabilità incredibile. Esatto, questa scelta perché in modo da poter bilanciare i pesi. Quindi una macchina si UFO. Esatto. UFO. Ora arriviamo al cuore pulsante. Che cosa c'è sotto il cofano? Un bellissimo VR38 DET. DET. Mi sento veramente ignorante, cioè magari lo sono in materia, perché non mi reputo un professionista nel settore, ma so le mie cose, ecco, ma nel comparto insomma giapponese, nel settore giapponese sono veramente veramente ignorante. Questo è un 3008 V6 biturbo, quindi abbiamo un turbo per bancata. Questo qua diciamo che è la prima versione del VR38, dopodiché l'hanno sviluppato in altre versioni. Questo ha 485 cavalli da originale, dopodiché l'hanno sviluppato nella versione da 530 e 560, 570, ora non mi ricordo benissimo, ma diciamo che il motore è sempre lo stesso, cambiano a livello di aspirazioni, inlet, qualcosa così. Insomma. Ed è artigianale. Questo è un motore che viene fatto a mano, motori fatti a mano. Nei modelli successivi viene applicata la targhetta con il nome di chi ha costruito il motore. Che cosa ci manca quindi? Andare a provarla. Andare a provarla e non vedevo l'ora. Mamma mia ragazzi, che sound! Accensione a bottone, spicca il display, che come sulla versione precedente, la 34, ha il multifunzione. Sono poche le macchine, a parte proprio ultimamente, che hanno tutte queste funzionalità. Meno ci dà la pressione del turbo, la pressione dell'olio, la temperatura dell'olio, motore, cambio, accelerometri, G-laterali, quanto sto premendo il pedale del freno dell'acceleratore, e abbiamo i consumi, i giri il tempo in pista, quanto tiri le svariate marce. Ti manca solo da fare il caffè e siamo a posto. Attendere, prego. Michael, hai l'abbonamento? Al GPL. GPL, ma non diciamolo ad alta voce. Quando ti piace farti male. Giusto per fare un giro. Ragazzi, quest'auto è veramente veramente folle. Il fiatone, perché sto correndo cercando di stargli dietro. Oh, è follia pura sta auto qua, eh. Ti giuro che lascia un profumo che sembra di essere al poligono. Folle. È veramente qualcosa di folle. Non ancora. Non ancora? Ah, non perché ancora. Giustamente hai qualche... Diciamo che... Qualcosa bolle in pentola. E dicono che un po' di materiale ti è già arrivato a casa. Quasi tutto. Quasi tutto. Cosa manca? Ci puoi spoilerare una cosa che manca? Manca, a dire il vero, due cose mancano, che sono le bielle e i pistoni. E poi abbiamo Tempistiche? Io conto, sentendo il preparatore, penso un mesetto e mezzo tra appunto i lavori che sono da fare. Ma già adesso sta decollando, poi il... Diciamo che adesso si sposta, però
tra un po' spero decollerai, insomma. Che vi devo dire? Io vado a girare adesso a sinistra, tira via una bella aperta. Via. Vai. Ok, è volato anche il cellulare. Siamo pronti per il decollo? Via. Vai. Bellissima domanda, non lo saprei proprio dire. 900? Ma penso un po' di meno. Quanto basta per fare? Quanto basta per ridere, per ridere. Sì, facciamo qualche ripresa da esterno, va. Perché sound, credetemi, è qualcosa di veramente di inebriante. Ragazzi, sia l'auto più potente abbia mai provato. Ma questa non vale, perché avrebbe dovuto prendermi su adesso. Attendiamo ancora un po', e in un posto così fantastico non me ne dispiaccio. Facciamo un Uber prank. In questo caso non sono figa, fossi figa sarebbe un po' meglio. Adesso, no, proviamo nulla. Andiamo su a fare due tornanti che è meglio. Ma comunque ci difendiamo. Tanto che ci siamo divertiti, è stata veramente veramente un'esperienza più unica che rara, come suol dire. Spero il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguite questo ragazzotto sia su Instagram, Michael Talks, sia su YouTube, che inizierà a caricare anche lui dei contenuti molto interessanti. Quindi vedi di fare il profilo in breve. Ah, alla svelta. Spara già su un paio di video in modo che capiscano di che pasta sei il fatto. Il target, e poi ci divertiremo un sacco. Ah, non vedo l'ora. Però delle, penso, belle novità, insomma, divertenti e... Quindi se vi piace il mondo JDM, giusto? JDM, sì. E anche se non vi piace, seguitelo assolutamente. Detto questo, mettete like a questo video, condividetelo come sempre, seguitemi su Instagram anche a me e seguitemi sul canale. Scrivete sotto nei commenti se avete anche dei consigli da darci su dei contenuti da portare, e mi raccomando, perché i prossimi video, beh, porteremo un'auto molto interessante. Una vera JDM. Una vera JDM. Motore, dai, boxer, dai, sovralimentato, particolarmente sovralimentato. Basta. Non diciamo più niente, però va veramente forte anche quello. Alla prossima, ciao. Ciao.